Ciao a tutti. Sapete, per molte persone, io non mi trovo semplicemente in Russia adesso, ma mi trovo nella Russia di Putin. Questa espressione è molto usata da alcune persone, commentatori, giornalisti, al punto che sembra quasi difficile per loro parlare di Russia senza che sentano il bisogno di aggiungere di Putin, la Russia di Putin. Però non si fa questo con l'Italia, nessuno dice l'Italia di Renzi o di Berlusconi, non si dice nemmeno la Germania della Merkel o l'Inghilterra di, non so, della Regina o di Theresa May o di Cameron prima, non si dice nemmeno gli Stati Uniti di Obama o di Trump. Allora mi sono chiesto, ma perché si dice così? Beh, alcuni semplicemente, secondo me, vogliono così mostrare che sanno chi è che comanda in Russia. Così fanno sfoggio della loro cultura e anche l'altro motivo è che davvero molta gente è convinta che qui ci sia un regime. Per cui, quando c'è un regime, spesso si cita anche chi è che governa. Poi magari. Cioè, non è sempre così, nel senso che l'Arabia Saudita è un regime anche quello, è un regime con cui anche l'Italia fa molti affari, con la vendita di armi, però non sappiamo nemmeno come si chiami il loro re, eppure quello è un regime in cui una donna non può nemmeno farsi un selfie senza avere i vestiti tradizionali, che viene messa in prigione. Però non sappiamo nemmeno chi è capo dell'Arabia Saudita. Vabbè, ma a parte questo, io quello che volevo fare, quello che volevo dirvi oggi e nelle prossime puntate, diciamo, è cercare di abbattere un po' questo mito. Non tanto nel senso di dire che Putin non sia importante per la Russia. È chiaro che un politico che ha più dell'80% adesso, secondo i sondaggi, di consenso popolare, può fare più o meno il bello e il cattivo tempo, questo è chiaro. Ma per quanto riguarda la libertà degli individui, della stampa, eccetera, ci sarebbe molto da dire e qualcosa vi dirò. E dopo anche volevo parlarvi di quello che secondo me è un accanimento mediatico contro la Russia, perché purtroppo il mondo è pieno dei doppi standard, il mondo della stampa. E io senza voler negare tutti i problemi che ci sono in Russia e nelle sue politiche, cercherò di portarvi all'attenzione fatti analoghi che succedono in altri paesi, magari anche nel nostro, in Italia, e che non ricevono la stessa attenzione. Per oggi è tutto, ci sentiamo più tardi. Ciao!